Ho lavorato 30, 25 anni a considerazione delle ricerche all'Istituto di Fisica dell'Atmosfera e sono uno dei 8 promotori che hanno pubblicato la mappa del sole e la mappa dei venti in Italia. In più ho creato personalmente un inseguitore solare. Io ho fatto la parte meccanica e un ingegnere elettronico ha fatto la parte elettronica, pubblicato su ricerca scientifica a livello mondiale. Guardi, è veramente una sorpresa per noi scoprire che un uomo, diciamo, che è un pescatore, ha raggiunto dei livelli, insomma, incredibili, insomma, dal punto di vista professionale. E questo, diciamo, per noi è veramente una scoperta. Difatti non lo sa nessuno perché non sono un tipo di vantaggio di queste cose. Complimenti. Grazie. Io veramente non... In questo genere, con la mappa dei venti, a che cosa serve? Per l'energia eolica. Difatti la mappa del sole, pubblicata nel 71, dopo quella pubblicazione sono subentrati le ditte e le industrie italiane. Si sono, diciamo, cimentate sui pannelli solari grazie alla nostra pubblicazione. Difatti quell'anno, nel 71, 10.000 copie fatte della rivista, della pubblicazione della mappa del sole, sono andate a rubare. Nell'arco di 2-3 mesi non c'avevamo più una copia. Ma l'istituto di ricerca poi l'ha lasciato, è andato in pensione? Sì, sono andato in pensione perché per problemi familiari sono andato via. È andato via prima. Perciò ho raggiunto 30 anni tra la Guardia di Finanza e il CNR, però c'è sempre con la passione del mare. Sono tornato alle origini a fare il pescatore, perché io provengo da generazione pescatore. Il mare dentro? Sì. Ah, il mare dentro. Difatti questo, una volta glielo dissi alla trasmissione Buonvento, che nelle mie vene circola acqua salata, non sangue.